Buon pomeriggio amici di Pistoia Sport, siamo qui con mister Avanzati, il mister della Centolese. Mister, se ci può commentare la vittoria allo scadere per 2-1 contro l'Atletico Casini Spedalino. Bella prova dei ragazzi, perché si veniva da un periodo brutto. I ragazzi hanno reagito molto bene già da domenica, che eravamo sotto di 2 gol e hanno ribaltato la partita. Oggi uguale, siamo andati sotto e i ragazzi sono stati bravissimi nel tenere botta una squadra con tutte le possibilità per vincere anche il campionato, quindi complimenti ai ragazzi. Mister, le ultime settimane sono state un po' particolari, tante sconfitte, la richiesta di dimissioni, però la dirigenza l'ha voluta fortemente e anche la squadra. Oggi è arrivata l'ennesima reazione. Cosa ne pensa? Sì, le mie dimissioni erano più che altro per dare una scossa, ma non a ragazzi, perché i ragazzi si allenavano bene, la società è meravigliosa, quindi tutto bene. Però eravamo arrivati in un tunnel di non risultati, pur facendo anche partite tutto sommato più che sufficienti, e quindi era per cercare una reazione diversa, per andare un po' contro l'inerzia negativa, via. Una Centolese quest'oggi è arrembante come a inizio campionato. Gli obiettivi quali sono adesso? Ma allora, è una classifica talmente corta che vedete che con una vittoria magari puoi sognare playoff e con una sconfitta puoi intravedere playout. Quindi noi l'obiettivo principale è arrivare prima possibile ai, ai 35, 37 per la salvezza. Poi vediamo, se riusciamo il prima possibile, allora magari guardiamo un po' più avanti. Ora guardiamo al concreto, piedi per terra, contentissimo oggi del risultato, ma ogni partita è una storia a sé, quindi c'è da raggiungere prima di tutto quell'obiettivo. Perfetto mister, grazie mille, arrivederci e buona continuazione. Grazie a voi.